a Villa Greppi a Monticello abbiamo con noi Giuseppe Stucchi, che è il presidente del GASAC. Ecco, che cos'è e cosa si occupa la nostra associazione? La nostra associazione si occupa di ricostruzioni archeologiche. Esempio, quando si trova un frammento si cerca di capire come è fatto, ricostruirlo e farlo vedere. Questo è il motivo della ricostruzione di archeologia sperimentale. Voi siete specializzati in un dato periodo storico? No, noi facciamo la parte celtica e esclusivamente adesso anche i Longobardi, perché la Iena Percivaldi ci ha dato questo compito di portare avanti come parte longobarda anche per il territorio, sia nel Lecchese che in tutta la Lombardia. E in quanti siete e dove è la vostra sede? Dunque, la nostra sede è a Trezzo, Trezzo d'Adda, e saremo una trentina di associati. Però chi lavora siamo in pochi, parliamoci chiaro, io costruisco i pezzi, poi c'è chi fa la ricerca storica, c'è chi gestisce internet, poi altra gente che ci dà una mano. Abbiamo con noi Elena Percivaldi, che è l'anima, diciamo, di questa mostra. Perché è nata questa mostra e la diffusione dell'interesse dei Longobardi ultimamente? Sì, dunque questa mostra è stata fatta in collaborazione con la provincia di Lecco e con una serie di associazioni culturali e con l'idea proprio di portare la conoscenza dei Longobardi al popolo, al pubblico, insomma al più largo possibile, quindi i ragazzi sicuramente, oggi abbiamo avuto anche delle scuole in visita e poi il pubblico vasto ed eterogeneo, perché i Longobardi insomma sono un oggetto quasi sconosciuto, si può dire, nonostante siano stati così importanti per la nostra storia, e quindi lo scopo di questa mostra è proprio scoprire con appunto il pubblico gli aspetti meno noti di questa popolazione, quindi chi erano, una popolazione germanica che è entrata in Italia per 200 anni e ha comunque occupato nell'alto medioevo, quindi dal VI secolo fino alla conquista di Carlo Magno nel 774, una vasta, quasi completa insomma parte dell'Italia, lasciando anche cospicue tracce nel diritto, nella lingua, nella toponomastica, ma anche negli usi, nei costumi e nella vita quotidiana. Quindi la mostra ha voluto spiegare attraverso l'esposizione di oggetti, ricostruzioni che sono state fatte sul reperto, gioielli, monili, armi, oggetti di vita quotidiana, quindi tutto quello che riguarda i Longobardi, chi erano e che cosa hanno lasciato nella nostra tradizione. Un'ultima cosa importante è che qui ci siamo in provincia di Lecco, i Longobardi hanno lasciato delle tracce importanti anche qui nel Lecchese, e infatti abbiamo anche delle riproduzioni di reperti che sono state fatte proprio ad hoc da ritrovamenti del territorio, in particolare da Santo Stefano di Garlate abbiamo un anellino che è stato riprodotto dagli artigiani del GASAC, che sono coloro i quali hanno realizzato tutte le riproduzioni presenti in mostra, un anellino che apparteneva ad una bimba molto probabilmente, ed è stato trovato durante una campagna di scavi condotta ormai qualche decennio fa appunto a Santo Stefano di Garlate. Inutile ricordare anche la presenza dei Goti, che comunque sono leggermente prima i Longobardi, ma comunque importanti anche per le relazioni che tra i due popoli si stabiliscono dopo l'arrivo dei Longobardi stessi, nel Monte Barro, che è nella zona del Lecchese, è praticamente uno dei capisaldi più importanti e sicuramente quello più conosciuto. C'è stata fatta anche in loco una campagna di scavo tanti anni fa, in cui sono emersi i risultati degli scavi stessi, hanno portato alla luce un grande edificio, tutto un sito importante, oggi c'è un parco archeologico con un antiquarium che si può visitare, e quindi insomma Goti e Longobardi, una presenza importante in Lombardia sicuramente, in particolare nel Lecchese, e la mostra ha proprio lo scopo di portare la conoscenza di queste popolazioni, in particolare dei Longobardi ma non solo, a tutti. Abbiamo con noi Adolfo Morganti, che è il presidente della Identità Europea. Che cos'è questa associazione e di cosa si occupa? Beh, fondata da Franco Cardini una ventina d'anni fa, Identità Europea si occupa di indagare sulle radici storiche e culturali dell'Europa, per cui anima una serie di progetti sui grandi movimenti di popoli e di culture che hanno composto l'identità di questo nostro continente, come la mostra di oggi. Ecco, su che cosa, diciamo, il vostro interesse è principalmente indirizzato, però?
Nel caso specifico a noi preme molto dimostrare come questo continente europeo abbia una profonda unità culturale e anche spirituale alle spalle, che è nato anche grazie a una serie di movimenti di popoli che nel corso dei secoli hanno appunto disegnato questa unità. Il caso del popolo longobardo da questo punto di vista è esemplare, perché partendo dalla parte alta del mondo germanico arriva a civilizzare, a lasciare segno di sé fino al tacco d'Italia, quindi un buon esempio di un popolo che ha costruito l'Europa. Ecco, voi fate mostre, conferenze un po' in tutta Italia. La prossima? La prossima grosso appuntamento che abbiamo in cantiere è nel nostro caffè letterario di Badia Polesine, in provincia di Rovigo, una serie di incontri sul tema rispondere alla crisi. E il tema che affronteremo prossimamente è quello del ruolo della regione Veneto, una regione che oggi è al centro di molte discussioni, ma che ha le radici storiche e culturali per poter reagire e dare un contributo originale alla rinascita dell'Europa.